Assemblea qui nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città di Cassano dei lavoratori dell'azienda Tocci insieme alle rappresentanze sindacali di categoria e anche a qualche rappresentante della stessa azienda, in questo caso con Alessandro Arcidiacono. Perché questa azienda è entrata in crisi? Questa azienda è entrata in crisi di certo non per responsabilità personale degli imprenditori. C'è una crisi conclamata del settore ormai da anni e chi la fa da padrone è la grande distribuzione. Per cui se immaginiamo, io torno da Bologna da giovedì scorso, che un chilo di pesche l'ho visto venduto sui banchi a 3,50 euro al chilo, e al produttore viene invece corrisposto un prezzo medio di liquidazione di 35 centesimi contro un costo di produzione euro chilo di 40 centesimi, su 70 tonnellate di produzione 10 centesimi di differenza significa una perdita di 1,5 miliardi del vecchio conio. Quindi, primo problema, valorizzare i nostri prodotti di nicchia che la dicono lunga rispetto a quelli che sono ormai i prodotti delle altre regioni, perché parliamo chiaramente, questi prodotti, le pesche, le nettarine, stanno sparendo in tutto il centro nord Italia. L'unica realtà dove c'è questo prodotto di eccellenza è la pianura di Sibari. Nella pianura di Sibari si coltivano le più belle pesche e nettarine che ci sono sulle tavole degli italiani. Però, ahimè, ripeto, c'è questo divario tra chi produce e il consumatore finale e non c'è un garante, come non solo su questo settore ma su tantissimi altri prodotti, che cerca di trovare un equilibrio. In questo modo imprenditori che oggi possono essere i Tocci, domani possono essere i Fratelli Rossi, si trovano in difficoltà al punto tale di alienare i cespiti per onorare gli impegni assunti. Come in questo caso? Come in questo caso. Io vedevo negli occhi il disagio della gente che vedevo tutti i giorni in azienda. E quando una persona mi dice ma io non posso pagare la bolletta, caro Alessandro, come bisogna fare? I dipendenti potevano pensare che noi ci eravamo allontanati dai loro problemi, ma vi possiamo garantire che prima i Tocci e poi io, che mi onoro di collaborare da tantissimi anni con loro, siamo stati oltre il 90° minuto perché non volevamo addivenire a questa soluzione drastica. Ecco, che tipo di emolumenti accreditano? Con questa operazione noi incameriamo 700.000 euro di cash flow, di liquidità di cassa, che ci consentiranno di onorare praticamente i debiti correnti, quindi soddisfare i salari, gli stipendi e i fornitori. Dopodiché c'è quello che dicevo prima, bisogna progettare il futuro, perché diversamente ipotizzare un allineamento in questo senso, di arrivare alla fine per alienare, non significa perdere un imprenditore, significa perdere 500 posti di lavoro. Ecco. Che prospettive ci sono a questo punto? Ma io le prospettive le ho già individuate e devo dire la verità che, lo dicevo poc'anzi in aula consiliare, ci sono degli strumenti che potrebbero essere messi in cantiere dal governo regionale. Una per tutte, la revoca del concorso sugli interessi della legge 14 per il mutuo dei ripianamenti delle passività onerose. Sembrerebbe che si potrebbe alleggerire, tra virgolette, l'imprenditore di questo onere che gli è caduto addosso perché è venuto meno questo concorso, attraverso una rinegoziazione con Fincalap. Nell'auspicio che ciò avvenga già significa poter delineare il futuro in un modo diverso, prendere delle risorse e investirle in cose più utili anziché in pagare interessi passivi alle banche. Sicuramente l'alienazione di cespiti indeboliscono la struttura aziendale. L'alienazione dei cespiti indebolisce la dimensione, la struttura e indebolisce quello che è il reddito pro capite di chi ci lavora, perché facendo un piccolo calcolo, il 18-20% delle giornate occupate dei dipendenti, con questa alienazione viene meno. Il dipendente Y o X o Z avrà... Si perderanno posti di lavoro. Avrà meno giornate di lavoro, avrà meno reddito, avrà meno occupazione, meno soldini da poter spendere. Quindi si spalmerà un po' su tutti. Si spalmerà su tutti, anche perché la legge non consente assolutamente una riduzione in termini di unità operative, per cui pur dovendo riassumere tutti, lavoreranno di meno. È fiducioso lei con le condizioni che ha? Ma io sono fiducioso per il semplice motivo che ci credo dal 1989. Sono un cassanese doc, ho investito su Cassano e sull'agricoltura, per cui la mia esperienza, uniti a quelli che ne sanno più di me, alle parti sociali, al sindaco e a quelli che sono tutte le istituzioni, deve portare per forza a un ridimensionamento aziendale ma a un rilancio dell'occupazione,
Se è doveroso, ipotizziamo di cambiare cultivar, si fanno ricerche di mercato, non è possibile insistere se dopo 3 anni le perdite sono così esose. Anche da voi questa sera è partito un input, un messaggio a fare rete insieme anche a livello istituzionale. Ma assolutamente sì, perché fare cooperazione tra chi ha problemi di grosse dimensioni e associativismo tra chi ne ha di meno non può che renderci più forti. Allora dico, se riusciamo a essere più forti e più rappresentativi di ciò che rappresentiamo, determiniamo il mercato. Diversamente è il mercato che determina noi attraverso la grande distribuzione. Chiaramente in questi casi viene sempre interessata l'istituzione di prossimità, il comune impersonato dal sindaco. Come si può uscire da questa impasse? Ma io ho ricevuto da parte del sindacato la richiesta di poter organizzare un'assemblea con i lavoratori, con il sindacato stesso e l'azienda Tocci, richiesta che ho accettato e che ho accolto ben volentieri, l'incontro è stato organizzato. Però siccome mi piace andare in fondo a risolvere i problemi, io ho chiamato anche l'azienda, il rappresentante dell'azienda, a cui ho chiesto spiegazione come stavano le cose, anche perché ero rimasto fermo a prima d'agosto, quando insieme siamo andati a Catanzaro al Dipartimento dell'Agricoltura per parlare con il dirigente generale e sollecitare una pratica che l'azienda stessa ha avanzato a Fingalab per finanziare delle attività. E quindi mi hanno detto, insomma, anche se ho colto la cosa con stupore, che l'azienda, proprio per non soccombere, proprio per azzerare debiti, per azzerare passività, soprattutto nei confronti del personale, aveva pensato di dismettere una parte dell'azienda stessa, parliamo di 30 ettari su 250, e in maniera tale di soddisfare i lavoratori, quindi programmare un rilancio. La cosa è stata annunciata ai lavoratori, i lavoratori hanno preso atto che ci sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane questo pagamento, però adesso ci stiamo interrogando sulla destinazione, che fine farà l'azienda. E come sindaco di questa comunità io sono a disposizione dell'azienda e dei lavoratori. I lavoratori che con il loro sudore mandano avanti l'azienda stessa devono essere ricompensati del giusto salario. Preso atto con piacere della dichiarazione che ha fatto il sindacato, che dice che questa è un'azienda che applica pienamente il contratto di lavoro, quindi da questo punto di vista non posso che complimentarmi con l'azienda stessa. Mi dispiace per i ritardi che si sono accumulati, però adesso insieme comune, azienda, sindacato, se occorre andremo a parlare anche con la Regione Calabria, dobbiamo dare una prospettiva, perché per la parte che riguarda il comune, che riguarda il sindaco, questa azienda non può chiudere, questa azienda deve andare avanti, anche perché è un'azienda storica e perché poi sono tante le famiglie di Cassano e non solo di Cassano che trovano occupazione, che portano a casa un salario dalle altre. Significa anche economia per il paese. E certamente nel mio incontro introduttivo ho detto proprio questo, quando 100 famiglie, 200 famiglie non riescono ad avere il giusto salario, poi soccombe l'intera economia cassanese. Io lo tocco con mano, perché poi le famiglie che non ce la fanno si recano anche al comune, vengono a chiedere aiuto, solidarietà, e allora tutto un circolo virtuoso. Quindi al di là di tutte le chiacchiere che molto spesso si fanno, il sindaco deve risolvere questi problemi. Per la parte che mi riguarda sono con il sindacato, con il lavoratore, con l'azienda, voglio svolgere un ruolo tra virgolette anche super partes, perché mi interessa definire oggi il pagamento degli operai, dei lavoratori, ma insieme oggi stesso costruire il futuro. Per la parte che, ripeto, che riguarda me, Comune di Cassano, noi vogliamo svolgere assolutamente una parte attiva. E così, sindaco, ciò che è emerso da questo confronto è anche il senso di responsabilità delle parti, il sindacato che ha preso atto dello status dell'azienda e anche della volontà dell'azienda di cercare di fronteggiare la criticità, dei lavoratori che con senso di responsabilità, nonostante i loro problemi, cercano di capire, dell'azienda che si sta muovendo per risolvere la situazione. Cioè io innanzitutto voglio dare atto ai lavoratori che a credito delle mensilità del 2015 stanno aspettando, non hanno messo il coltello alla gola all'azienda. Poi ci sono delle spettanze anche per il 2016. L'altra faccia della medaglia è che il sindacato, quando apre la vertenza e diciamo apre la discussione, lo fa anche con una certa amarezza, anche con un certo imbarazzo, perché si trova dinanzi un'azienda che applica il contratto di lavoro.
l'azienda che ha questa collaborazione dei lavoratori, del sindacato stesso, che dismette parte della proprietà per onorare gli impegni che ha assunto contrattualmente. Un'azione forte questa. È un'azione molto forte, dispiace, no? Dispiace, però diciamo, se questa fase qui serve a rilanciare, che ben venga. Cioè non possiamo dismettere e poi lasciare tutto nell'abbandono e non avere una prospettiva per il mondo del lavoro. Quindi diciamo, la discussione deve continuare, deve essere più approfondita. Ho sentito anche un rappresentante dell'azienda che ha detto, beh, insomma, perché non facciamo un'esperienza come è stata fatta in tante parti d'Italia? Mettiamo tutti insieme, azienda, lavoratore, poi il sindacato che danno a mano, il comune stesso, eccetera. Vediamo di costruire il futuro. Una sorta di cooperazione. Ma credo che io dobbiamo lavorare da questo punto di vista. Naturalmente questa è un'azienda grossa, parliamo di un'azienda di 250 ettari con colture molto pregiate e io credo che la Regione Calabria non ci deve lasciare sola. Tempo fa io chiesi direttamente al Presidente Oliverio un impegno, lui l'impegno ha mantenuto. Sono stato in Regione, ripeto, a parlare con l'ingegnere Salvini, sono stato anche oggi e ho trovato disponibilità. Ma adesso dall'astratto dobbiamo passare al concreto, quindi dalle parole ai fatti. Abbiamo il rappresentante della UIL e della CISL. L'avvertenza che tipo di evoluzione può avere a questo punto? Ma dalle cose che abbiamo appreso questa sera nel corso del dibattito, ancora in corso del resto, le prospettive che si presentano non è che ci fanno stare tranquilli. Noi auspichiamo che domani nell'incontro con il prefetto le questioni che sono ulteriormente rimbalzate oggi durante il dibattito vengano prese in seria considerazione e trasferite alla Regione Calabria, al Presidente Oliverio, perché qui stiamo parlando di un territorio dove oltre all'impatto sociale che sarebbe veramente devastante per a queste latitudini, per ovvie ragioni a tutti note, ma parliamo anche di un distretto agricolo dove insiste forse una delle migliori produzioni agricole dell'intera regione. Quindi su questo che si chiami azienda Tocci, che si chiami azienda tal dei tali, credo che l'interesse delle istituzioni, l'interesse della prefettura debba essere immediato, debba essere anche concreto, altrimenti veramente restituiamo ad altri livelli di legalità centinaia e centinaia di situazioni che onestamente non ci possiamo permettere. Ecco, io poc'anzi, dopo aver ascoltato un po' alcuni interventi, parlavo di senso di responsabilità che le parti stanno manifestando in questo contesto di vertenza, sia le organizzazioni sindacali, sia i lavoratori, nonostante le difficoltà che stanno attraversando, e chiaramente anche l'azienda che sta facendo anche degli atti di coraggio importanti. Noi siamo qui per chiedere e rivendicare il rispetto di un sacrosanto diritto dei lavoratori, che è quello del salario. Si tratta di lavoratori, circa 400 famiglie, che non hanno visto l'erogazione di diverse mensilità, alcune anche del 2015. Abbiamo appreso oggi con amarezza la decisione dell'azienda di cedere una parte della proprietà. Noi sappiamo che quando si frammenta una proprietà, anche la forza economica di un'azienda indebolisce. E noi nella giornata di domani cercheremo di chiedere l'aiuto di Sua Eccellenza il prefetto di Cosenza, perché se Sparta piange, Atena non ride. L'intero comparto delle nettarine, delle pesche, attraverso un momento di estrema difficoltà, e quindi solleciteremo attraverso il prefetto un pronto e risolutivo intervento della Regione Calabria, capace di favorire anche la attivazione di strumenti di ristrutturazione del debito, capace di dare sollievo a queste aziende. Quindi è la Regione che può dare un input molto positivo a questa vertenza? Ma non c'è dubbio, la Regione credo che abbia gli strumenti, anche le risorse all'interno delle sue possibilità di individuare strumenti efficaci, strumenti sicuramente di immediato intervento. Non dimentichiamo che Fincalabra è e deve essere, così come è stato anche l'impegno del Presidente e della Giunta regionale, deve essere lo strumento al servizio dei settori, in questo caso in difficoltà. Crediamo che Fincalabra abbia ancora tanto da svolgere su questo versante, e poiché voglio ricordarlo, perché su questo anche la Regione ultimamente è intervenuta, l'agricoltura è ancora quell'unico forse settore, in generale in tutto il paese, in particolare in Calabria, che riesce ancora a trainare un po' di economia
locale e un po' di livelli occupazionali con il numerino positivo davanti. È evidente che non ci possiamo permettere che anche questo settore, per ragioni varie, che non è il caso di sottolineare o di accentuare, possa diventare, soprattutto in questo territorio, come dicevo prima, caratterizzato anche da un distretto agroalimentare di qualità, possa diventare o retrocedere a uno di quei settori che ormai non investe più nessuno e che rischia di far perdere decine, centinaia di posti di lavoro. Si può essere ottimisti guardando in prospettiva? Io guardo, più che essere ottimisti bisogna essere realisti, un realismo, come dire, che deve partire innanzitutto da una richiesta perentoria di un maggiore controllo del territorio. Sa, una delle difficoltà che incontrano le aziende in questo momento è che ci sono aziende che applicano i contratti di lavoro in maniera integrale e ci sono altre aziende invece che non lo fanno, facendo dumping, creando concorrenza sleale e rendendo veramente difficile la permanenza di alcune aziende sul territorio. Chiediamo anche da questo punto di vista un intervento di controllo del territorio efficace per favorire, come dire, il rispetto dei diritti contrattuali. E dopo aver ascoltato il rappresentante della CISL e dell'UIL, sentiamo anche il rappresentante della CGIL Silvano Langiano. Che tipo di evoluzione può avere questa avvertenza alla luce di quanto è stato detto anche in questo contesto? Niente, noi siamo molto preoccupati perché questa è un'azienda che probabilmente non ha futuro, nel senso che è in una situazione di grave difficoltà, di grave crisi aziendale, non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche per le conseguenze di queste ultime annate che sono state delle annate disastrose. A questo punto, in ogni caso, c'è la necessità da parte di tutti di salvaguardare l'azienda e anche tutelare i lavoratori per avere una prospettiva. Sì, questa è un'azienda che storicamente occupa più di 500 lavoratori e lavoratrici, quindi per Cassano e per il territorio è un'azienda di primaria importanza. Tra l'altro, tra le aziende agroalimentari del territorio, sicuramente è la migliore azienda in termini di lavoro dignitoso e di certificazione etica del lavoro. Quindi noi ci teniamo a salvaguardarla in ogni modo. Quindi invochiamo politiche pubbliche adeguate da parte della Regione Calabria per sostenere il distretto agricolo della Sibaritide e per salvare le aziende che sono in difficoltà. L'azienda Tocci è una di queste. Quindi a questo punto il tavolo, da quanto è stato dato sapere, si sposterà prima dal prefetto e poi dal prefetto alla Regione Calabria. Sì, noi domani alle 10 abbiamo un incontro convocato dal prefetto con la proprietà, le organizzazioni sindacali. Noi preghiamo il sindaco di Cassano anche di partecipare all'incontro, dopodiché il livello del confronto, della trattativa, si sposterà alla Regione Calabria. La Regione Calabria comunque ha la titolarità delle politiche pubbliche, delle risorse pubbliche anche europee attraverso il piano di sviluppo rurale, che deve, rendere esigibili nell'immediato per salvaguardare queste importanti aziende, altrimenti non ha senso avere ingenti risorse destinate all'agricoltura che rimangono immobilizzate. Sicuramente la Piana di Sibari merita da parte di tutti maggiore attenzione. Sì, merita sicuramente maggiore attenzione da parte della Regione Calabria, perché da parte del Governo nazionale, devo dire, nella persona anche del Ministro Martina, che è stato qui più volte, c'è una grande attenzione. Non riscontriamo la stessa attenzione da parte dell'amministrazione pubblica regionale, da parte del Presidente Oliverio, che nonostante i proclami, nonostante gli impegni, noi non vediamo concretamente realizzarsi gli impegni che lui anche recentemente ha assunto nei confronti del mondo agricolo e del nostro distretto agricolo. Bene, grazie. E dal Comune di Cassano, dopo aver ascoltato le parti, noi auspichiamo che per questa vertenza che interessa un'azienda importante, qual è l'azienda Tocci, che opera da tanti anni in questo contesto territoriale, con, come si diceva, con circa 500 lavoratori che vi operano, che significa economia, che significa occupazione, auspichiamo una soluzione positiva
per un po' per tutti, sia per l'azienda, sia per i lavoratori e sia per il territorio.